229 ore precise precise, tonde tonde. E ora di entrare in questa prima porta. Io non mi ricordo quante porte ci sono. Percepisco delle ombre, sono tante. C'era da aspettarselo, in fin dei conti stiamo saccheggiando la sua tomba. Meglio stare cauti, ragazzi. Fammi un attimo vedere una roba prima. Sono una stanza, due stanze, tre stanze. Ok, dobbiamo farci tre stanze simili, santo cielo. Non vorrei dire, ma credo che a livello di lunghezza questo sia uno dei palazzi più lunghi da registrare. Futaba-chan! E così siete venuti, seguitemi. Ti seguo, aspettaci però. Ah! Quindi quando si dice per un pelo, stavamo per scoprire com'è la vita da puntaspilli. E come facciamo a raggiungere l'altro lato con un pavimento simile? Ci sarà un rampino? Dire che ci tocca per lustrare attentamente l'area, deve pure esserci qualcosa che possiamo usare. Oh! Scommetto che il tuo rampino può arrivarci benissimo, Joker. Fai un tentativo. Sì, io ci arrivo, ma voi come fate? È una cosa che non ho... Cioè, va bene, ci sta, però non comprendo. Oh, Futi, dove sei andata? Allora, aspetta. Nascondiamoci dal cane. Oh là, gli spuntoni. Porca vacca, sta cercando forse di ucciderci. Un attimo, guardate lassù. C'è una luce, è un'altra di quelle tavolette riflettenti. Sì, ma non possiamo avanzare se non ci occupiamo di quella trappola. Ah, che rottura di palle. Va bene, occupiamoci della trappola prima. Quindi, andando da questo lato, forse un sistema per spegnere quella trappola lo troviamo. Questo lo aspettavo, che sarebbe successo. Un'ombra, eh? Che colore? Verde. Ah, nulla di cui preoccuparsi. Showtime! Ci vorrà veramente tante ombre per far salire di livello Tsukiyomi, ma veramente tante. Allora, qui che cosa abbiamo? Dei saltelli da fare. Qui c'è nulla? No. Qui invece proseguiamo. La cosa bella dei palazzi a me... Allora, io non sono tanto da puzzle game, però i palazzi di Persona 5 mi piacciono. Ehi, questa statua è una gemma. La prendiamo, giusto? Aspetta, c'è questa lastra di pietra che c'è scritto qualcosa. Chiunque cerchi di rubare questa gemma sarà maledetto. Ehi, non crederete mica alle maledizioni, giusto? Forza, prendiamola. Va bene. Gemma del rifiuto. Figo, ok, andiamo. Sarai colpito da una maledizione. Oh, a quanto pare la maledizione invece c'è, Ryuji. Inizialmente, lo ammetto, io pensavo che prendere la gemma ci avrebbe impedito di... Ecco, appunto, di fare alcune zone. Non ho letto, scusami. Wow, ce la siamo vista brutta. Dubito che la passeremo di qui con quelle frecce. Forse la maledizione esiste davvero. Ah, che diamine dovremmo fare, dannazione. Ecco, io esattamente questo pensavo, che prendendo la gemma per forza io non potessi passare per certe aree. Quindi proviamo un attimo a rimetterla giù, due secondi. Oh, ora l'atmosfera è diversa. Forse la maledizione è stata cancellata. Vediamo se è cambiato qualcosa. Sì, è cambiato qualcosa di sicuro. Perché ora possiamo passare da qui e possiamo usare questa tavolozza. Ehi, c'è un pulsante, vuoi provare a premerlo? Premiamolo. Vediamo cosa succede. L'atmosfera di quel corridoio è cambiata. Dovremmo essere a posto, vediamo se ora possiamo raggiungere l'ombra di Futaba. Sbrighiamoci, ragazzi. Sì, possiamo raggiungerla, ma dobbiamo prendere di nuovo la sfera. E qui io ho fatto un errore la prima volta, perché l'ho lasciata indietro. Ho detto, forse questa è una trappola, forse non dobbiamo prenderla. Invece la devi prendere, farti tutta la strada con la maledizione e poi metterla giù quando servirà. Un'ombra distrutta. Ora tecnicamente possiamo passare attraverso gli spuntoni, però visto che c'è il cagnolino, ecco fatto. Allora, due scimmiette resistenti al nucleare, potrebbero essere un problema, ma chi voglio prendere in giro? Certo che non lo sono. Paura inferta dalla spada, alta chance di critico col cavolo e ali abissali. Questa mossa la adoro. E li ha uccisi nonostante la resistenza. Bravo Tsukiyomi, mi stai dando delle soddisfazioni incredibili dopo che ti ho creato. Qua invece c'è un'ombra un po' più incazzosa. Eccola qui.
proprio a pelo ci è passata. Come non ci ha visto è un mistero. Però vediamo cosa si nasconde. Oh, di nuovo Anubis. Perché mi sorprendo? Spettacolo fantasma! Tu, abbattilo. Bravo Yusuke. Ora potremmo fare l'assalto, ma rompiamo la formazione. Staffettiamo a noi stessi. E ora Explosion! Ha resistito. Ma non per molto. Ah no, pensavo gli avrebbe sparato, lo ammetto. Ah, ci ha pensato Ryuji. Bravo Ryuji. Pensavo avrebbe sparato Makoto, io ho detto sinceramente. Sembrava lunga l'animazione. Oh guarda, un tesoro. Cosa conterrà mai? Un Hidetan Ofuda. Non so cosa sia, però va bene uguale. Cioè, nel senso, so cos'è nel gioco, intendo, non so cosa sia nella realtà. C'è qualche nemico? Sì. Ed è verde. Morto. Oltre questa porta c'è un nemico, vediamo subito se è verde. Non lo vedo, no, è giallo ed è un cane. Perfetto. Aspettiamo che si avvicina. E lo comboschiamo. Bauscia! Cosa sei allora? Allora, un piccione e due scimmie. Sembra una battuta, ma non lo è. Un congelamento, perfetto. Vai, Makoto, spaccagli la faccia alla scimmia. E ora tocca a noi. Aspetta, tu resisti? Sì, però morirai lo stesso. No, qualcuno ha resistito. Vai pure, Makoto. L'uccello è rimasto in vita. Minchia, incazzatissima Makoto. Porca troia, muori piccione. Scusami Makoto, ti dipingo più cattiva di quanto in realtà tu non sia. Ok, qua non c'è nulla, proseguiamo di qua. E qua dentro che cosa abbiamo? Nada, sono rimasto tristemente deluso. Però di qui abbiamo un rampino. Perfetto. Allora, di qua che cosa abbiamo? Una porta, lì c'è la luce. Vediamo. Toccando il bottone che succede? È un interruttore, forse dovremmo premerlo. Certo. Insomma, non possiamo saperlo senza provare. Sono molto curioso di vedere cosa fa. Secondo me gira quella luce. Oh, ma guarda un po'. Cioè, ha appena aperto la via. Oh, quindi è uno di quegli affari che fanno entrare la luce. A quanto pare ora possiamo proseguire. Andiamo a controllare. Allora, controlliamo, ma prima apriamo questa porta. Vediamo dove ci porta. Al nemico, distrutto con un colpo. E ha delle frecce che non possiamo passare. Abbiamo già fatto questa trappola. Aveva qualcosa a che fare con quella maledizione. Quindi anche questa è legata alla gemma. Già, ma non possiamo tornare indietro a lasciarla giù questa. Dobbiamo lasciarla giù a quell'altare. Ma qui ci sono gli spuntoni ora. Come faremo a passare, dico io? Forse uno uccidendo questo nemico che neanche sapevo era verde. Forse passando di qui. No, oh, sembra che ora possiamo proseguire. E facendo il giro dall'altra parte. Il gioco cerca di fregarti e tu lo freghi a tua volta. Qui c'è un'altra statua di Anubis. Anche qui c'è un'iscrizione. Ecco, chiunque cerchi di rubare questa gemma sarà maledetto. Aspetta, c'è scritta la stessa cosa. Ma questa statua non ha nessuna gemma. Cosa può voler dire? Aspetta, ne abbiamo già una. Voglio provare a metterla lì? Proviamo a metterla qui. L'atmosfera è cambiata in modo impercettibile. Forse la maledizione è stata sciolta. Quell'affare non aveva nessuna gemma. Non è giusto costringerci a dargliene una. Nah, non importa se è un cane, un dio o qualcos'altro. È semplicemente ingiusto. Ma che te freghi, è una gemma, dai. Ne puoi comprare quante ne vuoi all'Ikea, forza, Ryuji. E qui dentro invece abbiamo un tesoro. Strano che finora non abbiamo trovato neanche un forziere con un lucchetto. Però, meglio per noi, eh. E ora che la maledizione è stata sciolta, posso passare. Guarda un po'. È un pulsante, credi che possa attivare qualcosa? Quella balestra gigante?
Oh, ma guarda un po', ha funzionato. Cos'era quel rumore? Deve essere stata la balista, forse sembra piuttosto potente. Ok, andiamo a controllare cosa è successo. Lo voglio ammettere, proprio mea culpa. Qui ci abbiamo messo 12 minuti di registrazione per arrivare qui. Io, la prima volta che l'ho fatta in questa zona, mi sono perso perché cosa era successo? Non so per quale motivo, e ora a ripensarci proprio non ci arrivo. Avevo perso questo filmato dove la balista spara e ho detto: ok, ho premuto il pulsante, ora dove cacchio devo andare? Come faccio ad andare avanti? Ho girato per un'ora come un coglione in questa zona per poi vedere che qui mancava il muro. E sono passato. Eccolo qua, vedi? Parli di tesori senza... che serve il grimaldello per aprire. Ed eccolo qui. E abbiamo trovato una sciabola animale. Oh, Morgana, vedi, parlavi ed è tua questa. E qui abbiamo trovato il primo seme della bramosia di Futaba. Ed è quello rosso, quindi è il primo. Futaba, ti ruberemo il cuore per il tuo bene. Il seme dell'ira rosso. Oh, è Eraconda, Futaba. Questa cosa non è buona. Presto avremo anche gli altri. Eh già, dobbiamo solo cercare le altre porte, Ryuji. Qui manca il bottone. Che serva forse questo murale. E questo cos'è? Sembra quasi uno schermo di una TV. Deve nascondere qualche trucco. Perché non ci guardiamo attorno? Come ad esempio questo pannello? Qui c'è una specie di pannello di controllo. Vogliamo provare ad usarlo? Proviamo. Oh, guarda, lo schermo TV ha funzionato. È una specie di immagine. Strano, il soggetto sembra essere mescolato. Oh, ma guarda, un puzzle. Forse è una specie di puzzle. Joker, riesci a riordinarla? Certamente. Allora, pinguino. Faraona. Uomini vestiti di nero. Oh, sì, ecco. Ma, ah no, non è un pinguino, è un uccello. Ma cosa rappresenta? Un adulto legge qualcosa a una bambina in lacrime. Davvero sta piangendo? Non si direbbe. Spesse volte le emozioni dell'artista traspaiono nelle opere che egli invera. Nel suo cuore percepisco un profondo dolore. Oh, il cuore d'artista di Yusuke. Futaba non sarebbe mai dovuta nascere. Quella voce proviene dal murale. Non era altro che una seccatura. Pare che tu abbia dato molti problemi a tua madre, Futaba-chan. Deve aver sviluppato una sorta di nevrosi da maternità. Oh no! La luce è scomparsa! Però la porta si è aperta. Esatto. Cos'era? A giudicare dal contenuto, sembrava una lettera lasciata prima di suicidarsi. Potrebbe trattarsi di ciò che Futaba ricorda del suicidio di sua madre. Se le cose stanno veramente così, è la peggiore merdata che si possa fare a un bambino. Eh già. Purtroppo gliel'hanno fatta. Madonna, che salto incredibile. E ora avanziamo con la prossima porta. Tadan! Abbiamo aperto la seconda porta, ma il mistero è ancora più fitto. Ci stiamo avvicinando al tesoro, non c'è dubbio. Forza, non fermiamoci. E allora proseguiamo verso la prossima safe room. Guardala qui. Ecco qua, entriamo subito. Questa sembra una zona sicura, usiamola come safe room. Appunto. Questo sarà un ottimo luogo dove riprendere l'infiltrazione. Qualsiasi delle altre safe room è un ottimo luogo per riprendere le infiltrazioni, Yusuke. Tanto portano tutte nello stesso corridoio. Ora che vi siete riposati, proseguiamo. Ok, andiamo. Piano piano sto perdendo la voce e non riesco più a fare la voce di Yusuke. Aiuto. Oh, guarda, subito qualcosa da leggere. Una lastra di pietra, rosso e blu allineati, e l'illusione sorge. Solo una guida attenta crea la via. Di che diavolo sta parlando? Non ne ho la minima idea. Sembrerebbe una specie di indizio. Un indizio per il prossimo enigma, probabilmente. Oh, è verde. Allora non mi preoccupo. Gli ho dato una manata sul culo. Vediamo a che punto è Tsukiyomi, scusami un attimo. Mancano solo 10.000 punti per salire di livello. Bravo Tsukiyomi. Scendiamo di sotto e vediamo. Oh, Futaba, ciao. Siete in ritardo, perché ci avete messo tanto?
Perché tu continui a scappare? Ah, questo è troppo, ne ho abbastanza di lei. Ryuji, calmati, poverina. Futaba, non andartene via. Aspetta, questo scossone. Oh no. Cavolo, si mette male, indietro. Scappate. E che palle, hai un solo meccanismo di difesa e usi sempre lo stesso. Sono stufo di queste stronzate, che diavolo le passa per la testa? Si sta difendendo, Ryuji. Sta solo proteggendo se stessa. Eccoci qua. Pare che ci troviamo dietro la trappola del masso gigante. Diamo un'occhiata. Sì, infatti lì è pieno di massi. E queste sono tombe vuote. O meglio, sembrano vuote. Sta crollando tutto vicino al mio passaggio. Incredibile. Forziere, dove? Eccolo qui. Vediamo cosa ci nasconde. Un homunculus, non male. Allora, il nemico che colore è? Verde. E allora... crepaci. Altri 10.000 punti e potremmo passare. Allora, qui. Scusa un attimo. Ok, calciala. Così passiamo dall'altro lato. A parte che qua continua la zona, eh? O meglio, continua una volta che avremo aperto l'altra porta. Qui invece che cosa troviamo? Un'iscrizione. C'è una lastra di pietra anche qui, ma sulla superficie non c'è nessuna incisione. Sembrerebbe inutile. Cosa vuoi fare, Joker? Guardiamo meglio. Oh, guarda, si è attivata. Oh, sta brillando. I dispositivi che controllano i murali reagiscono in modo simile. Oh, a proposito, qualcosa c'è scritto. B01010. Boio. Credo sia una specie di indizio. Comunque, diamo un'occhiata in giro per vedere cosa è cambiato. Il codice in lettere è boioio. Ma cosa? Oh, guarda, si è attivato qualcosa. Quindi è questo coso collegato alla lastra di pietra ad alimentarla. Un congegno incredibile, perché non lo esaminiamo meglio? Andiamo subito allora. Che tra l'altro il congegno è anche qui vicino. Però prima facciamone uno alla volta. Allora, palesemente questi sono da toccare, no? Ah, a differenza dell'altro qui non c'è nessun pannello di controllo. Questo ologramma ha un colore diverso, è blu. Questo potrebbe indicarci cosa dobbiamo fare. Blu, mi suona familiare. Forse blu vuol dire... B? E questi invece hanno i pannelli. Quindi adesso non mi ricordo se lo 0 è attivo oppure l'1 spento. Vediamo. A quanto pare l'ologramma viene da questo sarcofago. Proviamo ad armeggiare con il pannello. Tocchiamo. Proviamo a fare spento, acceso, spento, acceso. Oh, si è spento! Toccalo di nuovo, Joker. E si riaccende. Capisco, quindi è anche possibile riaccenderlo. A quanto pare possiamo attivare o disattivare gli ologrammi di ciascun pannello di controllo. Credi che sia in qualche modo legato al codice di prima? Può essere. Quindi proviamo a fare spento, acceso, spento. Vediamo subito se funziona. Acceso e spento. Vediamo. L'uno dovrebbe essere acceso. E invece no, è il contrario. Proviamo ad attivare anche l'altra. Proviamo ad attivare il pulsante. Anche questa lastra sta brillando. Prima non era così. È lo stesso colore di quella più avanti. Tutto questo deve avere un significato. Proviamo il pulsante prima. Vediamo se funziona. Ok, no, a quanto pare è sbagliato. Un momento, il livello di allerta è aumentato. Era una trappola. No, non credo. Probabilmente per questo dispositivo non basta premere un pulsante. Dannazione, allora cos'è che dovremmo fare qui? Trovare la combinazione giusta, Ryuji. E il nemico è verde, quindi... nessun problema. Riproviamo al contrario, allora. Proviamo a premere il pulsante, questa volta dovrebbe funzionare. Ehi, perché questa reazione drammatica? Ragazzi, guardate! Quelli che rotolano nel corridoio non sono forse i massi giganti? Già, e stanno avanzando con una frequenza imbarazzante. Ehi, non si fermano! Andrà tutto bene! Premiamolo ancora.
stanno andando più veloce. Abbiamo peggiorato le cose. Fa qualcosa, Joker. Dai, 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 spegniti. E che cazzo? Calciare funziona sempre, a quanto pare. Stanno rallentando. Ah, si è fermato. Ehi, perché non andiamo a controllare nel corridoio con i massi giganti? Andiamo a vedere subito. A quanto pare il passaggio è bloccato. È uno scherzo, i massi sono bloccati, non possiamo più uscire. Da questa parte non si passa, dobbiamo trovare un'altra strada. Già, proviamo ad aprire la porta allora. Ma guarda un po', è bloccata. A quanto pare non si apre, immagino si tratti di una porta speciale. Beh, se non possiamo passare dal buco, forse possiamo passare da qua sopra. Oh, guarda un po'. Merda, guarda che casino. Non funziona. Beh, sarebbe più corretto dire che l'abbiamo rotto. Così, non possiamo passare. Che facciamo? Ci passiamo sopra. Vogliamo camminare sui massi giganti. Facciamo un tentativo. Beh, di sicuro non si muoveranno più i massi. Proviamoci. Vediamo dove ci conducono. Oh, ma guarda, si può stare sopra i massi. Allora, prima iniziamo da questa parte. Per vedere cosa abbiamo qui. Guarda, c'è una lastra di pietra anche qui. Probabilmente toccandola attiveremo qualcosa. Vuoi provare? Proviamo. Vediamo che codice esce questa volta. Oh, si è accesa, proprio come ci aspettavamo. Questa volta ci sono delle istruzioni in rosso. Recitano R01100 e B10011. E io gli faccio la foto. Se il codice è simile al precedente, si tratta senza dubbio di indizi per quei comandi. Anche se ormai li abbiamo rotti. A essere sincera, in qualche modo mi ricorda il codice binario. Ha senso, vista l'esperienza da hacker di Futaba-chan. Beh, vediamo se è cambiato qualcosa. Sicuramente è cambiato qualcosa, ma sai cos'altro possiamo fare? Proseguire sui massi. Ah, guardate! Sono apparse altre luci. O meglio, se ne sono tolte e ora appaiono altre luci. Eccole qua. Nella stanza è cambiato qualcosa, proprio come ci aspettavamo. Dovrebbe esserci un collegamento tra quello e il codice apparso sulla lastra di pietra. Già, c'è un codice. Proviamo a passare da qui però e vedere cosa si nasconde da questo lato. Forse qualcosa di interessante c'è, chi lo sa. Vediamo, ci sono nemici? No, per adesso. Allora, qui c'è la nostra carissima luce. Però è girata dalla parte sbagliata. Vediamo cosa si nasconde qua dentro. Quanta luce, mi ha fatto male agli occhi. Oh, ma guarda, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Incredibile. Proviamo a toccare il pannello. È lo stesso meccanismo di cui ci siamo imbattuti prima. Quindi dobbiamo solo toccarlo per far uscire quella cosa, giusto? Avanti, proviamo. Te, beccati. Oh, ehi, eccolo. Questo è più difficile però. È solo inverso. Anche questo è mischiato. Usiamo i comandi per rimetterlo insieme. Allora, dove siamo? Eccoci qua. Allora, Futaba che piange sicuramente va qui. Poi questo va qui. La madre che si butta. Ah, si gira tutto. Ed eccola qui. Sembra che l'immagine sia completa. Si sta facendo investire da una macchina. E questo è il momento in cui la madre di Futaba si è suicidata. Oh, un'altra voce. Futaba, Tu sei cosa? Lo scopriremo tra poco probabilmente. E anche la seconda porta aperta. È morta proprio davanti a Futaba. È terribile. Dunque il desiderio di dimenticare questi ricordi l'ha portata a reprimerli. Già, e noi potremmo uscire ora. Però prima abbiamo un altro enigma da risolvere. Abbiamo detto B uguale 1, 0, 0, 1, 1. Perfetto, questi sono fatti. R invece uguale 0, 1, 1, 0, 0. Perfetto. E ora dovremmo riuscire a toccare il pulsante, giusto? Però prima uccidiamo il nemico. Proviamo a toccare il pulsante, vediamo cosa fa. Pare che ci sia un altro lavoro per noi, funziona ancora come prima. Il colore della lastra è cambiato, ora è rosso. Sembra reagire alla lastra che abbiamo visto prima. Cosa vuoi fare, Joker? Tocchiamo. Ora dovrebbe funzionare. Oh, guarda un po'.
Ha funzionato e la porta si è aperta. Ah, la porta si è aperta! Chissà cosa c'è dietro. Beh, lo scopriremo presto. A proposito, cosa sono queste cose? Riflettono tutte la condizione mentale di Futaba. Difficile da dirsi, ma ciò dimostra che potrebbe non essere il bersaglio facile che speravamo. Beh, abbiamo aperto la porta, non ci resta che scoprire cosa ci aspetta. Beh, visto che di là c'era l'uscita, probabilmente di qua c'è il prossimo seme, giusto? Allora, però ci sono anche un po' di nemici, quindi da questo lato non si passa perché ci sono le frecce, o meglio gli spuntoni. Da questo lato invece c'è un nemico ed è verde. Distrutto con un colpo solo. Il prossimo sarà anche lui verde? No, è giallo ed è un cane. Con due babbuini e un uomo gufo. Tu a cosa sei debole? Al fuoco e alla luce? Non dire altro. Tu blocchi la luce però. La cosa potrebbe essere più difficile di quanto non sembra. Uccidili! Oh, ma guarda. Tutti quanti bloccati nel ghiaccio. E ora tocca a te. Ali abissali! Anche se l'uomo gufo li blocca, però fa niente. L'importante era uccidere gli altri. Vuoi attaccarmi? Allora non rimarrò qui un secondo di più. E allora, fuori la merce. Ah, prendi anche questo, ti farà comodo. Il tocco del male. Puoi fare di meglio. Allora mi tocca proprio essere all'altezza di simili aspettative, eh? Un'altra volta tocco del male. Va bene, grazie. Sono lieto del nostro incontro non sia stato del tutto inutile. Mi hai risparmiato la vita, lo apprezzo moltissimo. Solo perché non potevo ucciderti. Quindi, prendiamoci il tesoro, che non sarà niente di utile, è una catena di perline. Wow, grazie. E ci prendiamo anche il prossimo seme della bramosia. Vediamo cosa si nasconde. Il seme verde. Ce ne manca solo uno ora. Prima ho detto che questo potrebbe essere il palazzo più lungo da registrare, invece non è poi così lungo a rivederlo adesso. Forse perché mi sono fatto prendere la prima volta dal fatto che non sapevo come uscire e quindi ho detto cazzo, non la finirò mai più. E invece in mezz'ora l'abbiamo già fatto sia la prima che la seconda stanza. Oh, la porta rossa. E il portone si aprì, perfetto. Ok, si è aperta, è stato facile. Ci siamo addentrati parecchio, vero? Dovremmo aver superato la metà. Sì, il tesoro è vicino, non c'è dubbio. L'emozione inizia a crescere. Già, l'emozione è anche io che devo andare a fondere altre persone, Morgana. Ora che abbiamo Gabriel, prendiamo Angelo. Perfetto. Che lo prendiamo sempre per andare fuori con Akechi. Fondiamo Gabriel e Angelo per ottenere Barong, che è questo leone cane delle feste. Quanto mi costi? 79.000 yen. Devo iniziare a pensare di stare molto nel memento per farmare roba. Devo iniziare a starci molto. Volere della spada, assorbi. Anzi, fammi controllare una cosa. Perché io ti sto dando tutti gli assorbi, ma non ti servono mica tutti. Allora, il ghiaccio non ci serve. Lo psichico non ci serve. Danza di Ali sì, discepolo sagace sì e signore della magia sì. Perfetto. Le uniche due cose che mancavano era il vento nucleare per la prossima fusione che ci serve. Speriamo che vada bene al primo colpo. Perfetto. E il primo pezzo della fusione finale ce l'abbiamo. Ora, Barong è il primo pezzo della fusione finale che ci serve. Come vi dicevo, a noi serve Koryu, il drago quello d'oro. Però ci serve a livello 80. E adesso non ci arriva a livello 80. Una volta ottenuto Koryu, dobbiamo fonderlo con un'altra persona. Diciamo che Barong era il giro più lungo. Ok, per adesso dobbiamo fermarci con questa fusione, visto che non posso fare altro. Ed eccoci qua, davanti all'ultima porta. E anche all'ultima safe room. Che vabbè, potevo anche non aprire, ma già che ci siamo. Eccola qui. Ora, usciamo di nuovo e andiamo a fare l'ultima stanza rimasta. Che tra l'altro, l'unica volta che ho diviso in due gli episodi di un palazzo è stata quella di Kamoshida.
Però anche questo è, effettivamente non so se dividerlo o meno. Che linea meravigliosa. Vedere di persona sculture del genere è un evento molto raro. Già, se non fossimo stati in un palazzo, dubito che avresti mai visto roba del genere. Sul serio, sembra quasi una specie di viaggio all'estero. Ehi, non è il momento di abbassare la guardia, percepisco delle ombre più avanti. Sì, delle ombre verdi, quindi non mi preoccupo, Morgana. Allora, di qua cosa succede? Nulla. Mentre di qua, vediamo cosa c'è. Un vaso con un pendente scarabeo. Tutta roba che posso vendere, visto che tutti i soldi che avevo li ho spesi per tutte le fusioni che ho fatto. Pensa un po'. Grazie. Proseguiamo. Vediamo, uno di voi mi dà soldi? Spero tu. Una statua di Bast. Non so cosa c'era scritto, va bene uguale. Allora, spuntoni. E qui... qui la zona è bella ampia. Qua potrebbe richiedere un pochino girare. Grazie del foglio d'alluminio. Allora, vediamo subito. Quel muro si può distruggere. Sicuramente ci serve quella balista là sopra. Per arrivare là sopra, beh, dovremmo fare qualche bel giro. Aspetta, qui c'è un buco. Passiamo subito allora. Vediamo dove ci conduce. Ci conduce da questo lato, vediamo. Allora, da questo lato possiamo fare tutto il giro e poi tornare di qua in alto a sinistra. Perfetto. Nemici? Sembrerebbe di sì. Cani, per lo più. Allora, attacchiamo il cane. Bauscia! Mi fanno sempre morire sti cani, santo cielo. Oh, ma guarda, babbuini. Attacca anche tu, Makoto. Forse avrei dovuto attaccare l'altra. Vabbè, non importa. Allora, tu sei debole allo psichico. E guarda caso, sto facendo proprio la persona psichica. Dammi il tempo di finirla. Tot vacilla e tu usi Freya. Cosa credevi di fare, maledetta scimmietta? Bravo Yusuke. Vai Makoto, ammazza la scimmietta. Quella pistola rossa è bella, però è così strano vedere un'arma del genere rossa. Però è bella. Allora, entrando da questa porta, entriamo in questa stanza che ci conduce in questa zona aperta. Sì, però, cosa c'è? Allora, un'ombra verde. Morta per mano mia. Allora, qui c'è un pulsantone. È un interruttore, però al momento non sembra esserci trappole attive. Premiamolo, vediamo cosa succede. Ehi, si è mosso qualcosa. Chissà cos'era, non sembrava molto lontano. Forse è fuori da qua che si è mosso qualcosa. Oh, eccolo qui il tesoro. Si saranno disattivati gli spuntoni per quello. Una veste nera, wow. Mi sono sprecato molto, eh. Cane? No, ombra verde. È bello che apre la mano proprio come per dargli uno schiaffo e poi la uccide. Vediamo cosa succede se salgo qua sopra. Se salgo qua sopra, arriviamo qua sopra. Proviamo a premere il pulsante. Ehi, qui c'è una specie di pulsante, vuoi premerlo? Assolutamente. Vediamo se spara. Perfetto. Risultato ottenuto. Quindi dietro al muro c'era un passaggio segreto. Chissà se c'è un modo per tornare indietro. Sicuramente, ma dobbiamo arrivare lì noi. Per tornare indietro basta scendere da qui. Però prima passiamo in questo buco e vediamo dove sbuchiamo. Scusatemi. Allora. Oh, una safe room. Non me la ricordavo ci fosse anche in questa stanza. D'accordo, pare che questo luogo sia sicuro. Perfetto. Ottimo per intrufolarsi. Proseguiamo invece da questo lato e vediamo cosa succede in questa stanza. Un'ombra gialla. Allora, calmi. È scomparso. Forse perché era troppo vicino a questa zona. E ora è riapparso, perfetto. Attacchiamolo. Con la ragnatela di Spider-Man è bellissimo fare sta stronzata. Allora, tutti quanti sconvolti vedo. Speravo un po' di più. Speravo giusto un po' di più. Bellissimo. Dio mio. Questo gioco è stupendo, mi diverte costantemente. Io di solito mi annoio con un game plus se non c'è veramente qualcosa. O se c'è le stesse cose
non mi fa venire voglia di continuarlo o di giocarlo di nuovo bene, perché tanto sono in Game Plus, sono potente, cioè non c'è granché che possa fare. Qui cosa si nasconde? Questo sarcofago è diverso dagli altri, non sei curioso di sapere il motivo? È strano, perché non diamo un'occhiata? Vediamo. Oh, guarda, un pulsante. Oh, è assurdo che tu abbia capito quel trucco. Perché ho il terzo occhio, Ryuji. Oh, deve essere un pulsante nascosto o qualcosa del genere. Proviamo a premerlo. Vai. Vediamo cosa fa. Ha aperto un altro sarcofago. Cos'è stato? Ho appena sentito qualcosa. Andiamo a vedere. Dov'è? Dall'altra stanza, probabilmente. Vediamo che cosa apre questo. Dov'è? Questo pulsante. Sembra esserci un pulsante all'interno. Vuoi provare a premerlo? Sicuramente. Che cosa aprirà? Si è mosso! Un passaggio segreto con una sfera. È una statua di Anubis. Forse dobbiamo usare da qualche parte questa gemma radiosa. Forza, portiamola con noi. Forse più tardi capiremo come usarla. Prendiamola. Niente maledizione questa volta? Ok, figo, andiamo. Per fortuna niente maledizione questa volta. Passiamo da questo lato questa volta e vediamo cosa si nasconde. Sicuramente qualche nemico? Sicuramente qualche nemico. Distrutto con un colpo solo però. Cosa hai preso? Potenzia fuoco. Benissimo, questo te lo metto volentieri. Oh, e di nuovo la porta rossa. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Saliamo da questo lato. Dai, sali Joker. Bravo. E vediamo cosa si nasconde qui. Oh, guarda. Un altarino. Ehi, questo l'ho già visto. È simile ai buchi in cui mettevamo le gemme delle statue di cane. Aspetta, abbiamo una gemma con noi. Proviamo a metterla qui. Mettiamola. Lì ce n'è un altro di altarino, tra l'altro. Oh, ma guarda. Un passaggio. Questo sentiero di luce è incredibile. A quanto pare possiamo percorrerlo. Non sparirà mentre lo attraversiamo, vero? È un po' inquietante. Posso scendere da qui? Perfetto. Allora, e così abbiamo tagliato tutta la zona. Se vado qua sotto, è chiuso. Perfetto. E se invece vado di qua, è aperto. E vediamo cosa ci nasconde. Allora, nemici? Sembrerebbe di no, ma ho sentito un cane, quindi prepariamoci a nasconderci. Ce n'è una rossa che è azzurra. Ok, però prima voglio attaccare il cane. Ecco fatto. Di nuovo scimmiette e uomo gufo. Ulla, che schivata incredibile. Vai, beccati questa bomba accecante allora. Madonna mia, ma stanno schivando tutto queste scimmiette. Sono bravissime. Vai Zanagi, verità letali. Distruggili. Dai, è andata benissimo. E Morgana è salita di livello, ma non ha preso nulla, peccato. Allora, altro nemico azzurro. Con la ragnatela di Spider-Man. Bravissimo Joker. E nascondeva un Anubis. Flusso. Questo vuol dire un attacco mega potente. Attaccalo Yusuke. Iniziamolo a indebolire. Attaccalo anche tu Makoto. Gli spari? Bravissima la mia ragazza. E però non lo uccidiamo così. Staffetta a Joker. Così danno aumentato. Allora, al nucleare non hai problemi, vero? E allora, explosion! 1674. Non male, non male. Potevamo fare di meglio, ma non male per ora. 38, bravo Yusuke. Forziere iperdorato. Ecco fatto. Con Ryuji, che cosa sarà mai? Una veste dell'odio, tutta roba che vado a vendere poi. Proseguiamo in questa porta. Allora, safe room? No. Ah sì, invece sì. Due safe room nello stesso piano, incredibile, vero? Beh, visto che siamo nella safe room, approfittiamone e torniamo all'entrata. Stavolta fonderemo Alat con Lakshmi per fare Fafnir. È vero, l'abbiamo già fatto. Ma
ho ragionato come rendere Fafnir un muro insormontabile. Troppo potente? 399.000 yen? Tantissimo, Igor. Porca troia, è tantissimo. Mi sa che la mia luck cosa lì non ha la sua abilità naturale. Non ce l'ha. Il che, nonostante quell'abilità lì sia ottima, non è quello che mi serve a me. Dannazione. Benissimo, quindi tu ora non mi servi. Barong ci serve, ma non adesso. Quindi possiamo fonderlo. Guarda, neanche a farlo apposta, con Koryu, che, come abbiamo detto, non è il Koryu che ci serve adesso. Io ho speso quasi tutti i miei soldi, dannazione. Stiamo rasentando la povertà. Fondiamo Koryu e Barong per ottenere questa qui. A noi lei ci serve con la sua abilità naturale. Ricchezza del loto, aumenta di 2 turni le abilità di support. Ci costerai un sacco, maledizione a te. Però sono abbastanza sicuro che ne varrà la pena. Perfetto. Sono Lakshmi. Basta ammirare la mia bellezza. È tempo di diventare la tua maschera e insegnarti la danza della gioia. Mi servi solo per una fusione, quindi non scaldarti troppo. E alla prossima porta rossa, Lakshmi e Dalat ci faranno il nostro Fafnir che ci serve. Per adesso, ragazzine, vi saluto. Ritornando nella safe room, proseguiamo per la nostra strada e vediamo dove ci porta. Ok, niente nemici. Amen. Aspetta, guarda, eccolo là. Non voglio passare di nuovo l'inferno perché siamo andati da lei senza pensare. Quindi, che ne dici? Vogliamo procedere? Andiamo. Ok, ma facciamo attenzione. Anche perché di lato sulla sinistra ho visto qualcosa. Siete in ritardo, credevo che foste tutti morti. Per colpa tua ci è mancato poco. Ascolta, vuoi davvero aiutarci? Prendi una decisione. Non lo so, a questo punto però non manca molto. Oh, ma non di nuovo. È tutto perché l'hai aggredita, Skull. Oh, guarda un po', un sarcofago. Il tuo carattere irascibile ci ha creato non pochi problemi. Tutta colpa tua, Skull. Quindi è colpa mia. Chi osa violare la pace di questo luogo sacro? Questa è la tomba del faraone, nessuno può turbare il suo sonno. Ah, Nora, non possiamo ritirarci, non abbiamo altra scelta. Ovvero combattete. Combattete per me, contro la mia lami e la mia naga. Allora, tu cosa sei debole? Blocchi il lo sparo, la luce e assorbi l'oscurità. Però non dici nulla sul nucleare, vedo. Tu sei debole al vento e non abbiamo nessuno col vento per ora. Ma abbiamo forse il cannone d'aria. Tu sei debole al ghiaccio e al nucleare, quindi bufala. Minchia, distrutta completamente. Bravo Yusuke. Poi passiamo a Skull, che farà un bel cannone d'aria sopra l'uomo serpente. Staffettiamo ancora una volta a noi, che siamo potenziati, e andiamo di esplosione nucleare. Bel colpo, ragazzi, bel colpo. 7500 yen, madonna. Guadagniamo meno di quanto spendiamo. Dannazione, che cazzo le passa per la testa? Vuoi calmarti? Se continuerai a comportarti così non otterrai nulla di buono. Ha detto che questo punto non manca molto. La fine del palazzo dovrebbe essere vicina. Già, vediamo se c'è qualcosa qui. Sì, posso salire. Però aspetta, ho visto una roba qua di lato. Che cosa abbiamo? Forse il prossimo seme? No, un'altra sfera. Prendi la Joker. Guarda, un'altra statua di Anubis con una di quelle cose scintillanti, come le altre. Scommetto che dovremmo usarla da qualche parte. Prendiamola, Joker. Prendi la gemma. Perfetto. Ok, abbiamo fatto, andiamo. Vediamo che altre zone mi mancano. Oh, tu sei verde? Tu sei verde. Allora, in questo piano non ci manca più nulla, quindi saliamo sulla tomba del faraone e proseguiamo di qua. Allora, lì c'è la nostra cara luce che ci serve. Di qua si salta giù, quindi non devo saltare. Ma di qua si prosegue. Perfetto. Quindi dobbiamo
proseguire di qua e guarda un po', ecco il piedistallo. Non abbiamo già fatto qualcosa di simile? Sai, quando abbiamo usato la gemma scintillante di Anubis. Abbiamo già una di quelle gemme, giusto? Proviamo a metterla qui. Mettiamola e vediamo dove ci porterà. Oh, ma guarda. Questo spettacolo mi commuove ogni volta. Cazzo, quanto sei strano. Ha parlato. Allora, lì c'è tutto il meccanismo della luce. Ok, penso che ci siamo ormai. Siamo vicini alla fine di questo palazzo. Forza ragazzi, non manca molto. Ci manca solo in realtà il seme della bramosia. Oh, guarda un po'. Dobbiamo trovare l'ultimo seme, che probabilmente si troverà proseguendo di qua, secondo me. Ah, guarda un po', non è ancora finita. Un seme della bramosia, prendiamolo. Sì, ma dove? Allora, lì c'è un tesoro. E il seme a questo punto dovrebbe essere lì sulla destra. Però per adesso non sappiamo dove. Saliamo qui. Eccolo lì. Perfetto, e ora saltiamo di qua ed ecco un forziere che è chiuso, quindi apriamolo insieme a Makoto. Oh, che cosa bellina! E vai, un coltello del supporto che andrò a vendere. E qui abbiamo un altro rampino. Eccoci qua, perfetto. Di qua si salta di sotto. Perfetto, credo che ormai siamo arrivati a un altro forziere, non al seme, peccato. Il balsamo vitale. Ok, quindi se qui c'era il forziere, calciamo quest'asse, così possiamo scendere. Dove si trova il seme? Forse qua sopra? Perfettamente. E guarda un po', c'è un'ombra cattiva lì. Quindi non posso tenere Tsukiyomi per primo. Mettiamo Alat, così potenziamo tutti quanti subito. Ehi Joker, quella porta mi trasmette una gran brutta sensazione. Ci attende una battaglia difficile, siete pronti? Assolutamente. Avrei dovuto curare Yosuke prima. Stolti ladri, pensate che sareste potuti davvero venire qui? Non passerete, morirete qui. E guarda un po', il nemico è Alat. Sta arrivando, in guardia ragazzi. Un Alat contro un altro Alat? Cacate coi. A cosa resisti? Rifletti gli attacchi fisici. Se sei un normale Alat dovresti respingere anche gli attacchi di ghiaccio. Quindi Yusuke praticamente è inutile in questa battaglia. E dovresti bloccare lo psichico. Quindi non ho di cui preoccuparmi per ora. Allora, termopiliamo tutti quanti. Anzi, sì, termopiliamo e poi cambiamo Yusuke, visto che non posso usarlo. Però in realtà no, non posso usarlo. Facciamo così, usiamo un oggetto. Gli diamo fuoco. Oh, è debole al fuoco, è vero. Me l'ero scordata questa cosa. Rompiamo la formazione. Staffettiamo a noi stessi. Bravissimo Yusuke, m'ero dimenticato che Alat era debole al fuoco. E allora Raul, esplosione nucleare, distruggilo. Pensavo meglio, Raul. Hai usato l'attacco sbagliato sulla persona sbagliata, Alat. Mi dispiace. Ancora una volta, Toc Cocktail infuocato. Rompiamo di nuovo la formazione. Staffettiamo a noi stessi di nuovo. E stavolta nessuna pietà. Frecce splendenti. Brava Kaguya, bravi tutti ragazzi. 14.000 yen. Un po' pochi, ma meglio di nulla, no? Ed ecco qua anche l'ultimo seme della bramosia della nostra Futaba. Eccolo qui, il seme blu. Eccolo qui, il seme dell'ira, che insieme costituiranno il cristallo dell'ira. Rosso, blu, verde. Vroom, fusi assieme per creare un cristallo brutto. Il cristallo dell'ira. Scusatemi, sempre che rendo molto teatrale queste cose, ma
sempre molto fuori luogo in realtà. Quindi posso scendere, sì. E ora possiamo andare alla fine del palazzo di Futaba. Credo che ci siamo. Non ci sia più nulla da prendere in questa zona. Ed ecco qui l'ultimo portone. L'ultimo televisore, in realtà. Ora il murale dovrebbe apparire sulla parete di fronte, giusto? È ciò che mi aspetto. Joker, se non ti dispiace, faccio io, tranquilli. Aspetta, cosa? Non capisco nemmeno da che parte iniziare. Potrebbe essere troppo difficile da risolvere per noi. Ragazzi, è un puzzle. Difficile di cosa? Cioè, è più semplice questo di quello di prima. Basta seguire la cornice, è facilissimo. Questa va qui, che c'è la sedia. Questa è il sopra della sedia. Qui ci va la povera Futaba, che voleva solamente l'affetto della madre. Lei va qui e questo va qua. Ah, giusto, manca questo. Ecco fatto. Mamma, non andare. Sì, abbiamo finito. Una bambina che tira il vestito della madre. Mamma. Altre voci. Sono stanca di cenare sempre da sola. Mangio sempre solo questi bento del convenience store. Voglio andare da qualche parte. Portami a fare un viaggio. La bambina che si aggrappa alla madre sarebbe Futaba-chan, giusto? Non essere egoista. Sai che mi tocca lavorare duro per mantenerti. Ah! Oh, a quanto pare si è incazzata. Sembra piuttosto alterata. Si tratta della nevrosi della maternità di cui parlava la voce di prima. Però pensavo fosse normale per un bambino voler passare del tempo con i propri genitori. Già, pare che Futaba fosse una bambina piuttosto sola. Dunque, tutti questi episodi si sono sommati nel tempo, portando la madre al suicidio. Io devo morire. Eh? Io l'ho uccisa. È per questo che mi trovo in questa tomba. Non dire così. Morirò. Futaba-chan! Perché si è calmata così all'improvviso? Dove è finito il suo carattere irriverente? Forse il suo cuore si sta facendo più debole. Dobbiamo fare presto, dobbiamo salvarla. Oh, lo faremo, Han. Non ti preoccupare. Noi salveremo Futaba. È l'ultima mia parola in questo palazzo. Noi la salveremo. È aperta, ma questo cos'è? Sembra un blocco. Un ultimo impenetrabile blocco. Ehi, non si apre! Forse da qualche altra parte c'è un modo per aprirla. Oh, e questa porta? Ha un che di familiare. È la stanza di Futaba. Esatto. Perché non si apre? Beh, in base alla sua cognizione, nessuno può entrare nella sua stanza. Mi sorprende che siate arrivati fin qui. Oltre questa porta, già c'è la camera del faraone. Quindi il tesoro è lì dentro. Proprio così. Tuttavia, per aprire questa porta, vi occorrerà il mio permesso. E allora aprila. Io non posso farlo. Dovrà essere lei a invitarvi. Ma che cacchio? Perché? Non è il tuo palazzo questo? Che intende dire, Mona? Questa è l'ombra di Futaba, non Futaba stessa. In altre parole, ci servirà il permesso della vera Futaba. Quindi dobbiamo convincere Futaba a farci entrare nella sua stanza. Dal momento che siete riusciti ad arrivare fin qui, forse potrete anche essere in grado di farlo. Immagino che per adesso ci convenga tornare alla realtà. Però il capo ha detto che Futaba non lascia mai entrare nessuno. Già, è una reclusa a tutti gli effetti. Come riusciremo a convincerla a lasciarci entrare? Stare fermi qui non servirà. Dovremo semplicemente provarci. È quello che vuole, dopo tutto. Sono d'accordo, facciamolo, anche se dovessimo ritrovarci a fare irruzione. Vi vedo belli pieni di entusiasmo. Non abbiamo altra scelta, dovremmo intrufolarci di nuovo. Joker, sta a te decidere quando entrare in azione. Inizia a pensare a qualche scusa nel caso il capo dovesse scoprirci. Non ci scoprirà, tranquilli. Vedo una certa convinzione, forse anche troppa. Allora è chiaro a tutti come dobbiamo procedere? Ah, a proposito, dammi la lettera di sfida, quella che ci ha mandato Alibaba.
Cosa vuoi fare? Siamo ladri fantasma, no? Dobbiamo annunciare ciò che stiamo per fare. Se dietro quella porta troveremo il tesoro, prima di prenderlo dovremmo darle questa. Queen, aiutami a trovare qualcosa da scrivere. Se proprio ci tieni. È tutto sotto controllo. Decidi tu quando rirompere nella sua stanza. È tutto nelle tue mani. Non vi preoccupate, ci penserò io. Bene, ora possiamo uscire.